Remo Gironi è un attore molto apprezzato, un grande talento della recitazione. Purtroppo l'attore ha avuto un problema di salute, gli hanno riconosciuto un tumore che avrebbe potuto uccidere. Una confessione quella di Remo Gironi, che ha lasciato senza parole tutto il pubblico di Vieni da me. L'attore sarebbe potuto morire. Per fortuna, è riuscito a contrastare il tumore. Remo Gironi, la malattia e la paura di morire. L'attore Remo Gironi è stato ospite a Vieni da me, programma pomeridiano della RAI condotto da Caterina Balivo. L'attore si è sottoposto all'intervista della cassettiera, spazio del programma particolarmente intenso ed emozionante. Durante l'intervista Remo Gironi ha raccontato, per la prima volta, di aver passato un momento difficile della sua vita. L'attore ha confessato di aver avuto un tumore alla vescica, e di aver scoperto questo brutto male proprio sul set di un film divenuto famoso La Piovra. Remo Gironi ha poi raccontato due punti. Durante La Piovra ha scoperto di avere un tumore alla vescica. Ne sono guarito, ma c'è chi ha detto addirittura che stavo morendo. La scoperta della malattia e la reazione. La scoperta della malattia ha inciso sulle riprese del film. L'attore è stato sostituito e per tale motivo è dovuto ricorrere agli avvocati. In merito a questo aspetto Remo ha poi aggiunto due punti. Alla piovra mi hanno sostituito, e ho dovuto mettere in mezzo gli avvocati. Chiuse virgolette. Remo Gironi è riuscito a superare questo momento difficile grazie al supporto della moglie che gli è stato sempre vicino. Per fortuna mia moglie Vittoria mi è stata vicino. Non credo sempre in Dio, ma in quei momenti ti aggrappi a qualsiasi cosa. L'attore è divenuto famoso grazie all'interpretazione del personaggio Tano Caridi del film La Piovra. Fortunatamente oggi l'attore sta bene, e sembra aver superato con grande forza quel momento difficile.